come dire una preghiera. Il bello è che non ce n'è uno uguale all'altro. Nelle case nostre penso che non siano mai mancati. Li facevo perché mia mamma li faceva. Un che di ritmato musicale. Appena risvoltati e chiusi, si ha quasi la sensazione di avere in mano un rosario. È proprio come dire un rosario, la stessa cosa. Non avevo mai visto, anche quando andavamo da qualche parte, che il ravioli del Plin da altre parti. Al massimo Valle Belbo e Valle Bormida, e usciti di lì non penso che ai tempi ci fossero. Li facevamo a Natale, Carnevale, Pasqua e le feste del paese. Si faceva per stare in compagnia e si faceva perché venivano degli amici o dei parenti a trovarti, perciò avevi piacere di fare qualcosa di buono. Si diceva che ai santi se non fai i ravioli non fai il grano. E invece Carnevale era proprio tassativamente per fare festa, perché lì si andava avanti 8-10 giorni e ravioli non mancavano mai in nessuna famiglia. In quelle occasioni lì le facevamo, diciamo, con gli ingredienti normali. La cottura delle carni da zero, diciamo dal fresco, era riservata alle occasioni più importanti, quando si doveva invitare gli ospiti, se avevano i parenti. Questo poteva essere il piatto nobile, il piatto della festa. Mentre lungo l'anno, quando si avanzava qualcosa di carne o che, si mettevano insieme aggiungendo un po' di verdure, appunto dell'orto, che, e si facevano sti ravioli dagli avanzi, chiamiamoli così. Io mi ricordo che mia mamma magari uccideva un coniglio, le prendeva le parti dove c'era la pelle della pancia, il fegato, metteva più frattagli magari nel ripieno, perché una volta c'era proprio la povertà. Una volta, come dicono, scampò via niente, no? Tutto veniva utilizzato fino in fondo. E poi invece il segreto era, con quel poco, fare un grande ripieno. Mettendolo nella pasta, lavorandolo con le mani, dargli una forma e tutti sti pizzicotti, alla fine, almeno per me, diventa un'opera d'arte. Penso che i ravioli del Plin siano il piatto più tradizionale della Langa, quello sicuramente. E come tutte le cose tradizionali ci sono le interpretazioni, no? Basta magari 2 chilometri di distanza e uno mette lo spinacio piuttosto che la verza, poi la salsiccia, poi il riso, no? Tutto cambiava. E l'idea che è tradizionale, ma è un raviolo del Plin di oggi non è come quello di 50 anni fa. Del Plin perché appunto hanno questa chiusura particolare fatta con le dita, quindi il pizzicotto. Io prima giro il foglio, copro il ripieno, poi lo passo, lo schiaccio bene e poi passo, faccio il plin ma con 2 mani. Questa chiusura è il tuo ritmo e dà un che di movimentazione anche, cioè non sono pollice indice, ma è esattamente quello, no? Ma poi un'altra cosa bellissima che al Plin, oltre che il pizzicotto, quando tu lo pieghi, fa una tasca, quindi raccoglie qualcosa, tiene insieme.
il raviolo ben fatto rimane bello, tondo come una caramella. C'è questa ricerca, c'è questa passione anche del farli a mano, tutti completamente, e questo induce poi la mente a sentirli anche molto più buoni. È come quando invito i clienti a mangiarli con le mani, perché era un gesto che si faceva anticamente. Si torna un po' bambini. Al fumo, solo bolliti. Mio padre mi racconta che quando rilevò il locale prese una vecchia tradizione, quella della curdunà. La curdunà era un canovaccio di canapa grezza. Veniva anche usato dal parroco in chiesa per adagiarci le ostie sopra o per chiudere il calice del vino. Gli agnolotti appena sbollentati in acqua e sale, nient'altro, venivano poi mangiati dai commensali tutti insieme. È un modo per stare in comunione. Una volta in famiglia lo facevano era prettamente una questione di donne, di nonne e di madri. La padrona di casa, diciamo, si preparava al ripieno e poi le vicine di casa si aiutavano. Una sera li facevano casa di uno, casa dell'altro, anche perché è un lavoro lungo, un lavoro che ci vuole del tempo, non è una cosa che fai in un momento. Ed era anche un modo per passare la serata e stare assieme. Comunque quando si fanno i ravioli non sei mai da solo, si è sempre in tre o quattro e più si chiacchiera più si va veloce. Poi si aggiustavano bene uno per uno sull'asse, tutti in fila, poi si mettevano nella camera più fresca possibile. L'agnolotto è, come dire, una cosa sacra, no? Quindi se si fanno devono essere rigorosamente fatti in un certo modo. Farli piccoli, secondo me, li rende molto più carini, molto più apprezzati, molto più... Secondo me li valorizza il fatto di farli piccoli. Una volta si contavano le dozzine e si mangiava una dozzina ogni persona, perché anche la difficoltà di farli imponeva comunque un consumo abbastanza parco di questo prodotto. Io mi ricordo che mia mamma diceva, facciamoli piccoli, e ne contiamo solo 12 a testa. E io le dicevo, ma mamma, ma a me piacciono, io ne voglio mangiare tanti. E lei mi diceva, stai brava che questa è una cosa che ci va tempo e costa cara e quindi dobbiamo far conto che sia come oro. Secondo me l'ha fatto con una cura maniacale, perché era proprio... una cosa sudata, poi ti mettevi lì alla sera, ti ritagliavi il tempo per farli e li facevi nei giorni più belli, nei giorni che ti ricordavi di più, che erano proprio le cose che tu davi alla tua famiglia, no? Il regalo che tu, magari non c'erano soldi, però un piatto di ravioli glielo facevi, no? Penso a queste donne, tipo mia nonna, che lavorava nei campi, in più faceva la sarta. La sera ancora cuciva i vestiti per le signore bene di Alba. Dopo si prendeva cura di mio nonno che tornava dal lavoro e sembrava che avesse fatto tutto lui. E la domenica ancora c'aveva voglia di mettersi a fare i plin piccoli per la boccuccia del figlio o della nipotina dopo. Quella voglia che ci metteva era il suo gesto di accudimento. È il nostro modo per dimostrare l'amore che abbiamo per la famiglia, per gli amici, per chi apprezza quello che facciamo. Che bel buchi caia
la formicola. Che bel bucum c'hai al formicum. Oh, formica, bella formicola. Montas la spiga e a spia la grana, poi via sta va e a spia.